Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro del convento, il piccolo refettorio e la clausura, quindi la chiesa, la piccola chiesetta di Santa Maria delle Grazie, per raccontarvi un'indagine che volle effettuare un giornalista nel 1960. Fu il suo direttore di giornale che gli diede questo mandato. Lui lavorava al Tempo, era un fotoreporter. Mario De Renzis. Qual era il suo compito? Lui doveva scattare una serie di fotografie raccontando quella che era la vita di Padre Pio in questo convento. Una vera e propria indagine fotografica che doveva realizzare per il suo giornale. Doveva parlare di questo uomo di chiesa attraverso le sue immagini, attraverso le sue foto. Mario raggiunge San Giovanni Rotondo in treno. E quando sta per entrare in chiesa si accorgono che lui è un fotoreporter. L'accesso è negato, non può entrare. Allora riesce ad infilarsi in chiesa con un piccolo gruppo di pellegrini, si nasconde tra loro, entra in chiesa e vede Padre Pio che sta distribuendo la comunione. Lui comincia a scattare una serie di fotografie. Lui racconta una più bella dell'altra. Racconta della messa di Padre Pio, ma a un certo punto si accorgono che lui è un fotoreporter, lui è un giornalista. Subito, immediatamente, viene bloccato e viene allontanato, non può restare in chiesa e non può fotografare. Mario racconta che nella confusione è riuscito ad arrivare in giardino, nel giardino del convento dove c'è l'orto, e poi entrare in convento. Quindi entrato in convento con destrezza, racconta che è stato proprio qui. Se mi seguite, lui racconta che c'erano delle scalette interne, perché chiaramente questo è l'ingresso del giardino, e lui è riuscito ad entrare in clausura, pensate un po'. Questo accadeva in un attimo, ha detto che ha percorso queste scalette, lui non conosceva questo luogo, è salito su in clausura, ha percorso un po' il corridoio e si è ritrovato dinanzi alla cella numero 1. Cioè lui è riuscito ad entrare in clausura. Teniamo conto che Padre Pio si trovava ancora in chiesa e in questo suo piccolo tragitto che avrà effettuato in pochi minuti, no? Anche correndo, lui dice che si è ritrovato dinanzi alla cella numero 1 e lì ha incontrato Padre Pio. Ma come era possibile? Il percorso richiedeva ad una persona normale almeno un quarto d'ora. Figuriamoci per Padre Pio che dal dolore lancinante delle sue piaghe era costretto a camminare in modo sofferente e lentissimo, tra l'altro poi accompagnato anche dai suoi confratelli. E allora lui, qui Mario, capì che si era trovato proprio dinanzi ad un particolare spaccato della vita di Padre Pio, la bilocazione, cioè era riuscito a vedere Padre Pio anche in questo luogo, vedere e tra l'altro anche parlarci. Eh sì, perché lui e Padre Pio, racconta, ci scambiamo anche quello che oggi si chiama il segno della pace, racconta nelle sue memorie, e quindi con il suo assenso, racconta Mario, gli scatta delle fotografie. Fotografie che lui racconta vedeva Padre Pio in modo sorridente. Mario torna a Roma, è contento perché da San Giovanni Rotondo torna per il suo direttore con una serie di fotografie che raccontano Padre Pio anche nello spaccato della clausura, e lui è contento per questo reportage, vero e proprio reportage che ha effettuato qui a San Giovanni Rotondo. Ma che cosa successe? Le immagini erano bellissime. Padre Pio che celebrava la messa, Padre Pio che distribuiva la comunione, la grande folla, il convento di San Giovanni Rotondo, ma erano belle anche quelle della cella, lui racconta. Stranamente però lì Padre Pio non c'era.